Groenlandia è il titolo del documentario proposto oggi dal Mondo di Quark in onda fra poco. Vi ricordo alle 16:10 circa Big e alle 18:05 Domani Sposi con Giancarlo Magalli. Il documentario che vedremo tra poco è pieno di immagini stupende ma anche agghiaccianti. Stupende perché ci recheremo in una zona tra il Canada e la Groenlandia per osservare delle grandi colonie di foche durante i loro spostamenti e soprattutto al momento della nascita dei loro piccoli. In particolare vedremo delle riprese subacquee sotto i ghiacci in cui potremo ammirare tutta la grazia di questi animali quando nuotano e quando volteggiano sott'acqua. Ma vi saranno anche immagini agghiaccianti, quelle dell'uccisione dei piccoli a bastonate, perché è il periodo in cui i cacciatori di pelli sbarcano sulla banchisa per impossessarsi delle loro preziose pellicce che sono molto quotate sui mercati internazionali. Sono scene commentate duramente da Brian Davis e dalla Fondazione Internazionale per la Tutela degli Animali, immagini che hanno sollevato in passato un gran numero di interventi e di tentativi di modificare una situazione di questo tipo. Vediamo il documentario. Ghiaccio e mare. Questo è l'universo cristallino della foca della Groenlandia. A inverno inoltrato, le acque del Golfo di San Lorenzo in Canada vengono invase dai ghiacci. È il momento atteso dalle foche, che ogni anno compiono lunghe migrazioni per venire qui a riprodursi. Il grosso del branco è ancora in attesa sugli iceberg prospicenti l'isola di Terranova. Piccoli gruppi però sono già in viaggio al largo delle isole della Maddalena, dove nasceranno i piccoli. Ogni anno anche Brian Davis della Fondazione Internazionale per la Tutela degli Animali viene qui per proteggere la foca della Groenlandia durante la stagione riproduttiva. Non appena sbarcato sull'isola, fui raggiunto da un gruppo di curiosi e di giornalisti. I rumori e i ritmi frettolosi della piccola città sono in stridente contrasto con la pace del luogo. Per raggiungere i quartieri di riproduzione delle foche, avevamo noleggiato due elicotteri. Era l'unico modo per arrivarci.
La spedizione ha l'incarico di girare un film sul comportamento della foca della Groenlandia. Tutta questa zona, infatti, è stata proposta come riserva naturale marina. Le femmine, appena arrivate dall'Artico, hanno già raggiunto i banchi di ghiaccio dove daranno alla luce i piccoli. Senza gli elicotteri sarebbe quasi impossibile riuscire ad ammirarle nel loro ambiente naturale. Ci muovevamo con la massima cautela per non disturbarle. I giorni che precedono il parto sono molto critici e le foche danno segni di nervosismo. Ma anche di curiosità. Giocano tutte insieme nell'acqua gelida, senza mostrarsi troppo impaurite dalla presenza degli uomini. Semplicemente si tengono a distanza di sicurezza. Queste femmine sono gravide, partoriranno nel giro di un paio di giorni. Affascinati dalla bellezza del paesaggio, non realizzammo subito di trovarci in pericolo. Lanciammo un razzo per segnalare agli elicotteri la nostra posizione, ma essi inspiegabilmente mutarono rotta allontanandosi. Capimmo che ci avevano persi di vista in quella sconfinata distesa di mare ghiacciata. Nonostante il turbamento, non ci scoraggiammo e tentammo di chiamarli via radio, ma inutilmente. Le batterie erano scariche e la radio poteva solo ricevere. Eravamo tagliati fuori. Lanciammo altri razzi, ma erano invisibili alla luce del sole al tramonto. I piloti continuavano le loro ricerche, allontanandosi sempre più. Erano stati raggiunti da un altro elicottero inviato dalle autorità canadesi, che essi avevano avvertito via radio. D'un tratto cominciò a piovere e la nostra situazione si fece ancora più grave. Rischiavamo di morire congelati. Così, spinti dall'istinto di sopravvivenza, decidemmo di costruire un riparo di ghiaccio per resistere fino al mattino successivo. Le foche intorno a noi, per quanto piccole e indifese, non avevano nessuna difficoltà a trascorrere la notte all'abbiaccio. Finalmente uno degli elicotteri si avvicinò abbastanza da riuscire a scorgere il nostro ultimo razzo. Eravamo salvi. Rizzammo le tende sul ghiaccio. Per parecchi giorni sarebbe stata la nostra base in quella distesa gelata. Il tempo necessario per girare le riprese del film. Mettemmo insieme una squadra di sommozzatori per effettuare delle riprese subacquee. Anch'io ne facevo parte. Finalmente avrei potuto ammirare la foca della Groenlandia nel suo vero elemento. La squadra sarebbe rimasta perennemente in contatto radio con gli uomini in superficie. Era un'impresa abbastanza rischiosa. Lo spettacolo che si parò dinanzi ai nostri occhi era davvero meraviglioso. Pochi uomini hanno avuto il privilegio di vedere la parte sommersa di un iceberg. How thick are the pressure ridges down there now?
Il mondo sotto la banchisa è un interminabile succedersi di grotte, passaggi, stalattiti di ghiaccio sottomarine. L'acqua è limpidissima e la visibilità arriva oltre i 30 metri, più che nelle chiare acque delle barriere coralline. Le foche fluttuano con grazia del tutto inaspettata, dopo i movimenti lenti e goffi della terraferma. Tom McCallum, il nostro operatore, si fece passare la macchina fotografica da uno degli uomini rimasti in superficie. Anch'io indossai la muta e mi immersi. Il mio compagno era un inviato della televisione olandese. Il capo della squadra sommozzatori ci fece qualche foto subacquea. La nostra presenza aveva incuriosito le foche. Ci giravano intorno muovendosi con straordinaria agilità, senza alcuna paura. Le pinne anteriori funzionano come bilancieri, mentre sono quelle posteriori ad assicurare la propulsione. Al tramonto, all'accampamento fervono altri preparativi. Questa notte la squadra si immergerà nuovamente. È tempo di andare. Nessuno finora aveva mai visto i branchi di foche del Golfo di San Lorenzo nuotare di notte sotto la banchisa. Non appena in acqua avvertii qualcosa a sfiorarmi un piede. Per un attimo sobbalzai, poi mi resi conto che le foche erano tutti intorno a noi. Solo si tenevano lontane dal raggio d'azione della torcia. All'esterno, intanto, la temperatura si era improvvisamente abbassata. Le condizioni atmosferiche stavano peggiorando e l'immersione venne interrotta. Gli uomini trascorsero il resto della notte stretti in una tenda, tentando di riscaldarsi. Nel frattempo, la base galleggiante e il branco si erano spostati di alcuni chilometri. Bisognava rintracciarli con l'elicottero. All'alba, il pilota era già in volo. Roger, over and out. Era l'ultimo giorno per le foche del Golfo. Tre bambini portati dalle isole della Maddalena per vedere i buffi animali ne rimasero entusiasti. Tutti erano allegri quel giorno. Grazie agli sforzi di Brian Davis e della Fondazione Internazionale per la Tutela degli Animali, la caccia alle foche è stata proibita all'interno del Golfo di San Lorenzo. Perfino Tom, l'operatore subacqueo, smise di lamentarsi per il freddo e diede prova della sua abilità di rompighiaccio. La spedizione stava per spostarsi verso nord, dove la caccia è ancora consentita. La stagione stava per cominciare.
I piccoli erano ormai quasi pronti per iniziare il viaggio da soli. I ghiacci erano in pieno disgelo. Il periodo di svezzamento era finito. Le femmine avrebbero raggiunto i maschi per accoppiarsi nuovamente prima di mettersi in viaggio verso l'Artico. Ci lasciamo alle spalle le isole della Maddalena e ci dirigemmo verso l'Atlantico settentrionale, sorvolando l'isola di Terranova. I cacciatori provenienti dal Canada e dalla Norvegia stavano aspettando i branchi tra il Labrador e la Groenlandia. La spedizione, intanto, stava volando lungo il bordo occidentale di Terranova. Dopo una sosta di rifornimento nella parte centrale dell'isola, proseguì verso il piccolo porto di Santa Maria, nel Labrador. Il tempo peggiorava sempre più, ma proprio quando il sole era ormai quasi tramontato, all'orizzonte cominciò a profilarsi la nostra destinazione. Il porto di Santa Maria, un villaggio di pescatori battuto dai venti e dalle tempeste di questo gelido nord, dove la primavera non è ancora arrivata. Anche i giornalisti erano giunti fin lì a bordo di un piccolo aereo preso in affitto. La caccia stava per cominciare. In queste regioni basta una tempesta per bloccare ogni attività. Per alcuni giorni nessuno poté fare niente a causa del vento e della neve. Non appena le condizioni atmosferiche migliorarono, ci mettemmo in cerca dei branchi e dei cacciatori. Puntammo verso sud, nella direzione da cui eravamo venuti. I ghiacci si erano spostati alla velocità di circa 30 km al giorno e con essi le foche. Le ricerche continuavano imperterrite, ma delle foche nessun segno. Infine avvistammo qualcosa. Due battelli norvegesi da caccia avanzavano a fatica, facendosi strada attraverso il ghiaccio. Il resto della flotta, costituito in prevalenza da imbarcazioni norvegesi, era un po' più avanti. Atterrammo sulla banchisa per osservarli più da vicino. Una delle navi era canadese. La flotta era composta da più di una dozzina di imbarcazioni. L'anno precedente avevano ucciso circa 120.000 esemplari, in prevalenza piccoli appena svezzati. I cacciatori erano armati di corti bastoni con cui uccidono le loro vittime, oltre a lunghi pali di salvataggio. La gente ama le pelli di foca, senza contare che il grasso è un componente essenziale di alcuni cosmetici e delle margarine. Un giorno, in futuro, un musetto simpatico come questo potrebbe essere l'ultimo rimasto della sua specie se continueremo di questo passo. È solo una questione di scelta.
Cos'è più importante? La salvezza di queste meravigliose, sconfinate distese di ghiaccio o un'etica disposta a tollerare tutto solo in funzione del profitto? Il genere umano si comporta come se volesse rimanere da solo su un pianeta deserto. Eppure sappiamo bene che ciò non è possibile, perché le creature intorno a noi sono essenziali per mantenere intatto il delicato equilibrio che ci tiene in vita. Nel 2000, cioè fra pochi anni, tutti i grandi paesi industrializzati messi insieme, Nord America, Unione Sovietica, Europa dell'Est e dell'Ovest, Giappone, rappresenteranno soltanto più il 16% della popolazione mondiale. Il restante 84% apparterrà al terzo mondo, che continuerà ancora a crescere. È una situazione senza precedenti nella storia, che richiede tra l'altro un modo nuovo per affrontare i problemi tecnologici e ecologici del pianeta, nel nostro interesse. Bene, per oggi finiamo qui. La prossima puntata ci immergeremo nel fango insieme a migliaia di ippopotami nel parco del Virunga, nello Zaire. A presto, quindi, arrivederci. I farmaci sono utili se usati nel modo giusto, su indicazione del medico. Ma non prendete farmaci consigliati da amici o parenti. Se impiegati male, invece di portare benessere, possono anche provocare danni all'organismo.